Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Apriamo parlando del Consiglio Comunale di Pescara questa mattina, ancora rinviata la discussione sui lavori per il depuratore. A far slittare la seduta questa mattina una delibera contestata dall'opposizione, il servizio di Francesca Romana Testi. Se l'ultima seduta di Consiglio Comunale aveva suscitato le polemiche dell'opposizione per l'assenza del numero legale al momento della discussione sul tanto atteso nuovo depuratore di Pescara, questa mattina i lavori sono ripresi proprio con l'argomento chiave, che ancora una volta è stato rimandato a causa dell'opposizione che ha criticato la delibera presentata dalla maggioranza. Ciò che trovo paradossale è che da una parte si dice di voler collaborare, dall'altro strumentalmente si chiede di ritirare una delibera per rifarne un'altra dove si cambiano solo alcune parole che già con alcuni emendamenti si possono cambiare, poiché il costrutto, il contenuto della delibera non dice nulla rispetto a quelli che sono i dati, i valori, le cose. Proprio perché è un'attività che viene fatta da tecnici, al momento che avranno a disposizione anche una, come dire, una platea di ipotesi attraverso la messa a disposizione delle aree. Noi non facciamo altro che dare un indirizzo su possibili aree dove andare a realizzare queste strutture collaterali al depuratore e null'altro, poi aspetteremo che i tecnici ci presentino una proposta progettuale e a quel punto si faranno tutte le valutazioni tecniche, altrimenti non si può fare nulla. Una critica strumentale che nuoce solo ai cittadini e al turismo, secondo il vice sindaco, in un momento in cui Pescara necessita velocità e soluzioni. A replicare Guerino Testa, che spiega tutte le carenze del documento, ritirato poi come richiesto, e che farà slittare la discussione di altri giorni. Di strumentale non c'è assolutamente nulla. Il problema della balneazione e del disinquinamento è un problema che sta a cuore all'intero Consiglio Comunale. Noi abbiamo solo chiesto di fare chiarezza su un atto che è diventato un vero pasticcio, perché prima si parlava di un nuovo depuratore, dopodiché dopo il nostro intervento come opposizione il vice sindaco ha fatto marcia indietro, ha dichiarato che non si tratta più di un nuovo depuratore ma di realizzazione di vasche, senza dire quante vasche, senza dire dove, senza che ci sia un vero progetto di prefattibilità, quindi un atto veramente che ha di sostanza, ha sostanza pari a zero, e quindi noi abbiamo chiesto di ritirare questo atto, di sentire ad horas tutti i soggetti preposti, l'ERSI, l'ACA, l'ARAP, che dovrebbe essere la stazione appaltante, per capire cosa deve accadere, quando deve accadere, per essere anche più chiari con gli stakeholders, con i cittadini, con tutto il, diciamo, il complesso di comuni che è attorno alla città di Pescara. È arrivato anche il ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli per l'inaugurazione della scuola primaria di Città Sant'Angelo intitolata a Ferdinando Fabiani, il compianto vice sindaco della cittadina pescarese scomparso dopo una malattia. È una bella giornata di sole, non poteva essere diversamente con la presenza del ministro per intitolare una scuola a quel grande uomo che è stato Ferdinando, ha detto il sindaco Gabriele Fabiani Florindi, che ha accolto il ministro assieme al presidente della regione Luciano D'Alfonso e all'assessore regionale Marinella Sclocco. Questa scuola, ha detto Florindi, non servirà solo ai bambini ma è una struttura strategica per le emergenze, visto che è tutta in legno antisismica. Il ministro Fedeli, che questa mattina è stata in visita a Isola del Gran Sasso e tra poco, comunque nel primo pomeriggio, farà visita anche all'ITS Marconi di Penne. Amministratori e cittadini della Valle Siciliana hanno manifestato pacificamente ieri in marcia, hanno raggiunto il santuario di San Gabriele della Dolorata, chiedono alle istituzioni di non essere abbandonati e di poter usufruire di misure che possano rilanciare un territorio provato da sisma e maltempo. Una domenica per lanciare un messaggio ben preciso alle istituzioni nazionali. Il messaggio è che questi comuni e queste comunità vogliono continuare a vivere, vogliono avere un loro futuro. Gli abitanti della Valle Siciliana si sono ritrovati ieri mattina a Colledara per poi marciare pacificamente verso il santuario di San Gabriele della Dolorata. Non lasciate che questo sia il nostro futuro, non lasciateci morire. Questo hanno scritto amministratori locali e cittadini di Colledara, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Fano Adriano, Basciano, Penna Sant'Andrea e Castel Castagna, che chiedono tra le altre cose l'inserimento nel cratere sismico.
Abbiamo dunque bisogno di tutele e garanzie, perché la valle esiste. Quotidianamente affrontiamo i problemi del nostro territorio e resistiamo, e per questo insistiamo, continuiamo ad insistere affinché nessuno ci lasci morire. Chiediamo alle istituzioni che i riflettori non si spengano, cessate queste emergenze, ma devono essere messi in campo incentivi per permettere alle persone di continuare a vivere in questi territori. Alcune proposte: agevolazioni sulle tariffe e i costi dell'energia e delle telecomunicazioni, contributi speciali per chi acquista, ristruttura, costruisce abitazioni nei nostri comuni, sconti fiscali per i residenti, riduzione sugli abbonamenti degli autobus, sui costi dell'autostrada. Queste sono alcune cose, poi ce ne sarebbero tante altre, che possono in qualche modo venire incontro a tutti quei cittadini che si ostinano a vivere in questo territorio, perché gli piace vivere in questo territorio. C'è la solidarietà dei sindaci di Teramo, Montorio, Castelli, Tossicia e Crognaleto, che già sono dentro il cratere. Presenti alla marcia anche rappresentanti sindacali, i consiglieri regionali teramani Gatti e D'Ignazio e il presidente della provincia di Sabatino. Una bella manifestazione, una manifestazione del territorio, delle persone che vivono questi territori e che vogliono continuare a vivere in questi territori. Una manifestazione che serve a dire al governo, insomma alla regione, di non abbandonarli, e che serve soprattutto a dire di dare loro risorse e misure idonee per ripartire, e per ripartire con un nuovo sviluppo. Uno sviluppo che tenga conto del nostro stupendo ambiente e della possibilità di continuare a vivere in questi territori, ad operare, a svilupparsi anche economicamente. È stata espletata la gara per l'affidamento di servizi di promozione e comunicazione destinati alla valorizzazione e commercializzazione del brand Abruzzo. L'importo complessivo del bando, suddiviso in 4 lotti, era di 12,5 milioni di euro per 5 anni. Per quanto riguarda i collegamenti con i mercati internazionali consolidati di medio raggio, importo a base d'asta di 5 milioni di euro, è risultata vincitrice la compagnia aerea Ryanair, che si è aggiudicata anche il lotto dei collegamenti con i mercati nazionali consolidati, importo a base d'asta di 2,5 milioni di euro. In merito ai collegamenti con mercati nazionali innovativi, importo a base d'asta di 2 milioni, l'offerta migliore è stata quella di Mistral Air. Non è stato aggiudicato il lotto per i collegamenti con mercati internazionali innovativi di medio raggio, importo a base d'asta 3 milioni di euro. Sul fronte delle rotte, per quest'anno Ryanair garantirà i collegamenti con Bergamo, Londra, Francoforte, Düsseldorf, Barcellona e Charleroi, cui si aggiungeranno da fine marzo le novità Copenaghen e Cracovia. Mistral Air collegherà l'Abruzzo con la Sicilia, Palermo e Catania, e la Sardegna, Cagliari e Olbia. I voli saranno bisettimanali durante tutto l'anno, tranne quello per Olbia, che avrà cadenza stagionale estiva. Salvare la stagione balneare di Pescara ormai alle porte, nell'attesa dell'abbattimento della diga foranea. I balneatori propongono un intervento da 300.000 euro. Vediamo. 3 mesi all'avvio della stagione balneare, i tempi si stringono e i balneatori si mobilitano per presentare una proposta che metta in salvo il turismo, soprattutto la balneabilità. Un weekend all'insegna di riunioni e incontri con amministratori pescaresi e Regione Abruzzo. Ieri mattina ho chiesto al Presidente D'Alfonso di darmi un mandato pieno con un documento, modo di procedere all'interno degli uffici regionali, e non solo quelli regionali, anche quelli romani, oggi anconitani, perché sull'area a ridosso del porto di Pescara noi abbiamo una criticità che è di 300 metri, ma questa sua criticità di divieto di balneazione purtroppo danneggia tutto l'intero comparto, diciamo, pescarese, 22 km di costa. Adesso abbiamo dato un'ipotesi progettuale di sfoltire le prime 3 scogliere, di costruire a ridosso delle scogliere, cioè verso sud, un pennello provvisorio in modo da non consentire il defluire delle acque del fiume Pescara tra le scogliere e la battigia. Noi siamo convinti che questa operazione possa dare dei risultati positivi, perché avremo più acqua di mare e meno acqua dolce. Nel frattempo aspettiamo tutti gli interventi legati al piano regolatore portuale. Questo è al vaglio naturalmente delle, diciamo, autorità competenti dal punto di vista tecnico, e anche su questo vogliamo fornire puntuali aggiornamenti rispetto a un tavolo che si rivedrà ogni settimana. Un progetto che ha trovato il favore di maggioranza e opposizione, ma in attesa degli studi di fattibilità e i permessi necessari, resta l'incognita dei 300.000 euro necessari all'operazione.
Ci sono i fondi, però D'Alfonso li ha promessi a tutti, nel senso che di fronte a 150 milioni circa l'anno di fondi sviluppo e coesione ci sono promesse per 500 milioni di euro, quindi bisognerà capire come verranno distribuiti concretamente questi fondi. Bisogna essere concreti, non parlare di favole, fino ad oggi si è parlato soltanto di favole, i balneatori soffrono, la città soffre, Pescara è in ginocchio, soprattutto perché l'industria turistica che ha sempre portato ricchezza a questa città da almeno 2 o 3 anni sta veramente boccheggiando. Il sopralluogo compiuto il giorno precedente alla gioielleria Arte Orafa, fingendo di voler acquistare un oggetto prezioso, ha consentito agli investigatori di individuare i responsabili della rapina avvenuta lo scorso 18 febbraio in via Giulio Cesare a Vasto. Stamani il commissario capo Fabio Cataldo, dirigente della Polizia di Stato di Vasto, ha illustrato i dettagli dell'operazione Easy Gold che ha portato all'arresto per rapina aggravata e ricettazione in concorso Giuseppe Pensa, 23 anni, Salvatore La Penna di 20, entrambi di San Severo in provincia di Foggia. I due, l'uno coperto da passamontagna, l'altro con occhiali scuri e armati di pistole perfettamente riprodotte prive del tappo rosso, si erano introdotti nella gioielleria dove c'era solo la titolare. Non riuscendo a farsi aprire la cassaforte, avevano infranto delle vetrine portando via gioielli per un valore di circa 60.000 euro. Le indicazioni della derubata, che aveva riconosciuto a accento e volto di uno dei due rapinatori e la collaborazione dei colleghi pugliesi, ha condotto gli agenti del commissariato di Vasto a individuare i due giovani rapinatori. E ora ci spostiamo all'Aquila per parlare della vertenza Intex. Saranno circa 60 gli esuberi se non si troverà una soluzione. L'azienda infatti ha intenzione di salvare solo 30 lavoratori. Ad aprile scadranno anche i contratti di solidarietà. Daniela Rosone. A giorni un incontro con il ministro dello sviluppo economico Calenda, che sarà in città per una visita istituzionale. A fine marzo sicuramente se ne saprà di più. Parliamo dei ricercatori della Intex, ex Technolabs, ai quali stanno scadendo anche gli ammortizzatori sociali. Nello stabilimento dell'Aquila sono rimasti circa 85 lavoratori. Molti dei 120 che erano all'inizio sono stati trasferiti o messi in mobilità. Chi è rimasto, ci spiega un lavoratore, va avanti con i contratti di solidarietà, ma ad aprile termineranno anche questi. Il lavoro che si sta facendo in questi giorni è quello però di prolungarli almeno sino ad aprile 2018, mentre la volontà dell'azienda sarebbe quella di sfruttare per ora gli ammortizzatori sociali per poi restare con circa 30 lavoratori in organico, cosa che vuol dire di fatto circa 60 licenziamenti, questo se non si troverà ovviamente una soluzione. La Regione Abruzzo intanto ha istituito un tavolo permanente e ha diverse soluzioni nel cilindro per scongiurare licenziamenti appunto legati ad aziende automobilistiche ed elettroniche, ma per ora nulla è dato sapere. Al momento l'unica certezza è che Intex non sarà riassorbita, così come è stato fatto per Accor Phoenix. A fine marzo dovrebbe uscire qualcosa di più concreto, grazie all'intervento di RSU e Regione Abruzzo. Si lavora comunque per cercare di evitare licenziamenti. Farà giurisprudenza il ricorso vinto dinanzi al TAR Lazio dell'ufficio della consigliera di parità di Teramo. La vicenda riguarda una giovane mamma teramana che non ha potuto sostenere la prova orale del concorso nazionale da docente perché stava partorendo in ospedale. Il MIUR infatti non aveva ritenuto valida la giustificazione del parto e l'aveva esclusa. Il tribunale amministrativo con una ordinanza ha invece riammesso la donna e riconosciuto la discriminazione di cui è stata vittima. Tania Bonnici Castelli. C'è voluto un ricorso al TAR Lazio contro il MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, per giustificare l'assenza alla prova orale del concorso da docente di una mamma teramana che in quel momento stava partorendo il suo bambino. È incredibile, ma è stata necessaria un'ordinanza del Tribunale Amministrativo perché questa donna avesse riconosciuto il diritto a sostenere l'esame orale in altra data, diversa magari da quella della nascita del proprio figlio. Il caso della neomamma esclusa dal concorso, unico in Italia, è stato così preso in carico dalla consigliera di parità della provincia di Teramo, che ha immediatamente intuito la grave discriminazione di genere. Com'è andata? Ad agosto, durante l'estate, si è rivolta a me una neomamma disperata perché aveva perso una chance, quella di poter partecipare al concorso per l'insegnamento, concorso che sicuramente si ripeterà chissà tra quanti anni, e la sua chance l'aveva perduta perché era in ospedale a dare alla luce il suo piccolo bimbo. Ho subito preso in carico questa neomamma e ho dato mandato alle avvocate del nostro
nostro ufficio per procedere dinanzi al TAR. Come avete impostato il ricorso? Il ricorso è stato impugnato appunto soffermandoci sull'articolo 7 e sull'illegittimità dello stesso, proprio in violazione del codice delle pari opportunità, oltre che ovviamente sulla violazione dell'articolo 97 della Costituzione, quindi il fatto che l'ufficio pubblico non sia stato in grado di tutelare la ragazza, oltre che ovviamente ha dato atto ad una serie di omissioni, e ovviamente anche la violazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della Costituzione, nonché l'articolo 51, cioè il fatto che le donne debbano avere la possibilità di accedere al concorso alle stesse condizioni, diciamo, degli uomini. Quindi è stata una vera e propria discriminazione per il semplice fatto che questa giovane donna aveva partorito il giorno precedente. Insomma, voi avete vinto e farà giurisprudenza in Italia questo caso? Perché è il primo caso in Italia in cui una donna viene discriminata per una questione di genere ed esclusa da un pubblico concorso. Infatti noi nel redigere il ricorso non abbiamo trovato molta giurisprudenza a nostro sostegno, se non una piccola sentenza del TAR di Catanzaro, ma non faceva proprio riferimento al caso, l'esclusione a causa del parto. E quindi diciamo che abbiamo creato un precedente giurisprudenziale importante, perché adesso tutte le donne che verranno escluse dal concorso per causa di maternità potranno essere finalmente riammesse. È soddisfatta? Tantissimo, perché è una bellissima vittoria che farà sicuramente giurisprudenza, ma soprattutto abbiamo ridato la dignità a una donna, anzi a una mamma. La senatrice del PD Stefania Pezzopane nel nuovo decreto terremoto farà inserire un emendamento per eliminare quella norma che di fatto consente agli aquilani di vendere una casa inagibile in città e comprarla altrove. Vediamo. Potrebbe scomparire presto la norma che consente nel comune dell'Aquila ai proprietari di case inagibili del sisma di incassare il corrispettivo del valore dell'immobile e comprarne un altro anche in un'altra località d'Italia, cedendo la vecchia proprietà al comune dell'Aquila. Mentre il sindaco, come affermato al quotidiano online Abruzzo Web, propone di cedere con una cartolarizzazione il patrimonio edilizio già acquisito, la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane fa sapere che è pronto già un suo emendamento al decreto terremoto nuovo per far cancellare questa norma che è stata tanto contestata all'epoca e che spinge di fatto verso lo spopolamento dell'Aquila. Ad oggi infatti sono circa 600 i proprietari aquilani che hanno scelto questa strada e ora si teme ancora di più che questa norma possa incentivare l'esodo. Secondo la Pezzopane, inserendo l'emendamento nel decreto terremoto che riguarda il nuovo cratere sismico del centro Italia, quello colpito dalle forti scosse del 24 agosto, del 28 e del 30 ottobre e del 18 gennaio, si potrà fare leva sull'omogeneità normativa, visto che nelle nuove norme post-sismiche il governo si è guardato bene di inserire, ha detto, l'opzione dell'abitazione equivalente, che avrebbe avuto come prevedibile effetto lo svuotamento dei piccoli paesi dell'entroterra terremotato, a cominciare da quelli completamente distrutti, come Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto. All'Aquila resta aperta la questione dei 400 appartamenti entrati in possesso del comune. Il sindaco Cialente propone di venderli all'INPS o a fondi privati. Il comune infatti non ha personale e risorse per gestirli, visto che deve occuparsi anche del grande patrimonio del progetto case. Unica strada per lui dunque è quella della cessione della cartolarizzazione, che ha già proposto in giunta. Alcuni di questi appartamenti, per la verità, sarebbero dovuti finire all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, l'ATER, per essere trasformati poi in case popolari. Ma l'ATER, secondo quello che dice il sindaco Cialente, ancora non dà una risposta. Per festeggiare l'ultimo giorno di Carnevale, l'amministrazione di Pescara si unisce agli esercenti di Corso Mantonè per una notte ricca di eventi e di intrattenimento. Carnevale nella città vecchia, Corso Mantonè diventa lo scenario del Martedì Grasso con un cartellone di eventi pensato per soddisfare tutti i gusti. È un fattore molto positivo che diversi imprenditori si mettono insieme, in questo caso organizzano una bella manifestazione in occasione del Carnevale che partirà domani dalle ore 21 e quindi ci saranno una serie di attività itineranti, quindi giocolieri, trampolieri, insomma una serie di manifestazioni che vorranno e animeranno la zona per tutta la serata. Abbiamo avuto anche un Carnevale molto bello per i bambini ieri a Piazza Salotto con migliaia di persone e di famiglie che hanno partecipato a questa bella manifestazione. È molto importante continuare a lavorare per mettere insieme i commercianti, gli imprenditori, appunto per animare quella che è la funzione attrattiva della città anche attraverso eventi che poi servono a riqualificare le zone anche dal punto di vista immateriale attraverso gli eventi. Un
iniziativa nata dall'Unione degli imprenditori delle vie della Movida, che invitano ad un divertimento sano e diversificato. A partecipare come protagoniste tante associazioni e artisti che intratterranno tutta la serata a partire dalle 21. Il programma è di portare a Pescara Vecchia il primo di una serie di eventi volti a rianimare la zona, sempre portando un po' di qualità e di il divertimento sano che un po' tende a mancare ultimamente. E grazie ai ragazzi della tenda in circolo, e per questo carnevale proponiamo uno spettacolo di artisti di strada. Ci sarà prima la parata e poi una serie di spettacoli, posso dire, più specifici. Ci saranno i trampolieri, ci saranno i giocolieri e vari artisti di strada. Apriamo ora la pagina dello sport e parliamo subito di Pescara, che è tornato sulla terra. Biancazzurri ieri sconfitti al Bentegodi dal Chievo per 2-0 al termine di una prova bulica. I padroni di casa si impongono con un gol per tempo di Birsa e Castro, e nel dopogara l'allenatore Zeman non ci gira intorno nel commentare negativamente la prova dei suoi giocatori. Paolo Renzetti. Al Bentegodi un Pescara poco zemaniano resta a bocca asciutta al cospetto di un Chievo che domina per lunghi tratti, facendo valere la prestanza fisica e anche una maggiore organizzazione di gioco. Dopo l'ottima prova offerta con il Genoa, quella vista in terra veneta è stata la brutta copia della squadra ammirata con i Liguri, con almeno due passi indietro sul piano del gioco e anche in classifica, e con i numeri che restano negativi per il Pescara in ottica salvezza. Il 4-3-1-2 di Maran rispetto alla vigilia vede in difesa l'impiego di Spoli al posto di Gamberini, in attacco spazio all'abruzzese inglese. Nel Pescara, come previsto, in campo c'è la stessa formazione vittoriosa con il Genoa. In panchina manca il portiere in seconda Fiorillo, colpito da una sindrome influenzale. Agli ordini di Gavillucci di Latina si comincia di fronte a 6.000 spettatori con 300 sostenitori pescaresi. L'avvio di gara equilibrato, anche se poi al primo tiro in porta la squadra di Maran trova il vantaggio al 12° con un eurogol di Birsa, che non lascia scampo a Bizzarri con una conclusione ad effetto che si infila all'incrocio. Per il Delfino il match si fa subito in salita, anche se i ragazzi di Zeman non si demoralizzano, dovendo però fare i conti con un Chievo che, come nella gara di andata, fa valere la maggiore prestanza fisica. I biancazzurri attaccano e al 24° è Caprari in area a chiamare alla respinta miracolosa Sorrentino. La gara del Bentegodi si mantiene equilibrata e ancora in bilico. Al 33° si rivede la formazione veneta con un tiro di poco alto di Etemai. La risposta dei biancazzurri è affidata al 39° ad una punizione di Gianluca Caprari, che dai 25 metri chiama la doppia parata il portiere sorrentino. Il finale di tempo vede poi al 43° l'infortunio di Inglese, che viene sostituito da Gapke prima di un brivido firmato De Guzman con la parata di Bizzarri. Nella ripresa il primo Chievo vicinissimo al raddoppio con Castro, che trova la parata di Bizzarri, ma il portiere del Pescara deve poi ripetersi smanacciando una conclusione ravvicinata ancora di Castro, deviata da Bruno, e poi un tiro di Etemai. La squadra di Maran vuole cercare di chiudere la partita e il Pescara barcolla. Quando il cronometro segna l'ottavo minuto ci sono poi le proteste pescaresi per una trattenuta in area Clivense ai danni di Ceri e con Gavillucci, che lascia però continuare. La gara non regala un attimo di sosta, visto che il 12° è cacciatore di testa a mettere di poco al lato. Al 16° però il Chievo di Maran trova il gol del raddoppio con Castro, che a porta vuota mette alle spalle di Bizzarri dopo una respinta corta della difesa pescarese. Zeman, con la sua squadra sotto di due reti, decide di gettare nella mischia Crescenzi e Mitrita per Zampano e Benalì. La reazione degli abruzzesi è quasi impalpabile, visto che al 21° è Meggiorini a divorarsi il 3-0 con un tiro respinto distinto da Bizzarri dopo la traversa piena colpita da Birsa. Alla mezz'ora Zeman a sorpresa richiama in panchina Mitrita, è entrato poco prima, forse anche per un leggero problema muscolare, lasciando spazio a Pepe. Sul campo però i padroni di casa non devono fare certo gli straordinari per portare in porto i tre punti e bissando così il successo dell'Adriatico. L'ultima emozione arriva al 90° con la rete del 2-1 fallita da Cerri, a fotografare una prova opaca del Pescara che fa tornare tutti con i piedi per terra. A noi mancava un po' di tutto, nel senso che siamo una squadra che sta ultima e per cercare di tirarsi su dobbiamo essere più
voliosi e aggressivi, e cercando di mettere in difficoltà l'avversario. Penso che noi abbiamo giocato oggi troppo per dietro e da dietro non ci si arriva mai per mettere in difficoltà. Per me Chievo ha fatto quello che fa di solito, nel senso che loro allungano le difese degli avversari, perché quei due, anche se poi l'inglese si è fatto male, è uscito, però sono due che si propongono su lungo e quindi la mia squadra poi si allunga pure, poi c'hanno tanto spazio per poter giocare e noi ce l'abbiamo permessa, anche perché non abbiamo lavorato su accorciare, su fare pressing insieme. È una occasione sprecata in più. Io dico che noi dobbiamo cercare di tirare meglio possibile da tutte le partite e ci dobbiamo provare. A me quello che non mi è piaciuto oggi, che non ci abbiamo provato a metterli in difficoltà giocando insieme, giocando sulla verticalizzazione, smarcandosi. Il mondo del calcio pescarese nazionale in lutto per la scomparsa di Enrico Alberti, venuto a mancare nella notte a Pescara, dove viveva da tantissimi anni. Alberti, 72 anni, per 15 anni è stato direttore sportivo del Bari e per diverse stagioni, precisamente 7, direttore sportivo del Pescara. Alberti, ex calciatore, ha indossato tra l'altro le maglie di Chieti, Salernitana e Treviso da direttore sportivo. La sua lunga carriera è vissuta soprattutto fra la Puglia e l'Abruzzo. Al Pescara è stato dall'84 all'89, prima con Catuzzi allenatore e poi con Giovanni Galeone. Alberti è stato fra gli artefici della promozione del Pescara in Serie A nel torneo 86-87. Molti ricorderanno che nella gara promozione dei biancazzurri, una delle gare promozione ad Arezzo, evitò l'invasione di campo dei tifosi abruzzesi. Alla famiglia Alberti le condoglianze della redazione di TV6. Scendiamo in Lega Pro e parliamo della sconfitta del Teramo, maturata ieri a Padova per 1-0, gol partita di Dettori, il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo cade a Padova dopo aver resistito per quasi tutta la partita, la pressione biancoscudata via via più forte col passare dei minuti. Ci pensa l'ex pescarese Ciccio Dettori a condannare il diavolo per l'ennesima volta e a stoppare l'inviolabilità di Narciso, che si ferma a 252 minuti. Ugo Lotti sceglie ancora Sansovini insieme a Barbuti nel 3-5-2, in cui Scipioni prende il posto dello squalificato imparato a destra, con Carcalis confermato sull'out mancino. Ed è proprio il giovane esterno a costruire con Barbuti una ghiotta opportunità al 16esimo, con Sansovini liberato dall'assist del numero 15, ma la battuta volante del centravanti non inquadra lo specchio della porta. Il Teramo approccia anche bene la gara, ma già ad inizio ripresa la squadra di Brevi, con la coppia Alfa Game De Cenco, inizia a suonare la carica. Al 47esimo è straordinario Narciso a chiudere la strada proprio a De Cenco con una risposta superlativa. Biancoscudati sempre più pressanti, il Teramo arretra e subisce paurosamente con la conclusione larga di Mandorlini al minuto 54. Ugo Lotti mette mano alla panchina con Baccolo per Amadio e Petrella, che entra al posto di Sansovini, ma ancora a Padova al 65esimo con Alfa Game, Narciso si oppone con i pugni alla sua conclusione. Diavolo alle corde, che avrebbe bisogno di un guizzo per cercare di spaventare i padroni di casa. Ci prova Di Paolo Antonio al 70esimo con un break che non impensierisce Bindi, prima del gol partita del 72esimo. Lancio preciso di De Rizio, che pesca in area la sponda di Alfa Game. Dettori capisce le intenzioni del compagno di squadra, si avventa sul pallone e scarica alle spalle di Narciso il pallone dell'1-0. Ugo Lotti allora si gioca la terza e ultima carta con Tempesti per Scipioni, ma è sempre Padova, 2 dal 90esimo, a rendersi pericoloso, prima con il neo entrato Neto Pereira, la cui forbice termina solo di un soffio al lato, e poi con Alfa Game, che spreca l'opportunità più nitida di calare il bis, che avrebbe chiuso prima una gara che però termina con la sconfitta, la 13esima del Teramo in campionato. Qualche risultato favorevole sugli altri campi lascia ben sperare, ma l'arrivo domenica prossima del Super Venezia di Pippo Inzaghi agiterà i sogni in settimana del tecnico biancorosso. E infine la Serie D, il San Nicolò ritrova la vittoria tra le mura amiche, interrompendo il momento positivo del Campobasso. In gol Bisegna e Stivaletta nel primo tempo, protagonista anche il portiere Ciotti, che ha neutralizzato un calcio di rigore. Agnia Cantagalli.
Il San Nicolò centra finalmente la prima vittoria casalinga del girone di ritorno, imponendo il primo stop al Campobasso targato Silva. Epifani sceglie di tenere in panchina Traini, preferendo Moretti. Il primo tempo è molto godibile, con occasioni da una parte e dall'altra. Bisegna scalda il mancino a pochi minuti dall'inizio del match, ma la punizione termina ad un soffio fuori. Basta attendere poco però per il sesto centro stagionale del giocatore biancazzurro, quando si inventa qualche istante più tardi uno splendido mancino su cui Palumbo non può fare nulla. La reazione del Campobasso è in un calcio di punizione battuto dal grande ex dell'incontro, Armando Iaboni, che coglie la traversa. È ancora San Nicolò al 22esimo, con Massetti che viene murato nel suo tentativo in area. Il buon approccio della squadra di Epifani produce il raddoppio al 28esimo. Su azione di ripartenza, Stivaletta riceve dalla destra da Massetti e segna su tap-in davanti a Palumbo. Lo stesso Stivaletta, pochi minuti dopo, coglie la traversa dalla distanza con l'estremo del Campobasso battuto. I Lupi provano a reagire, prova in prota a suonare la carica con un tiro che Ciotti non trattiene. Ma Fazio sbaglia tutto e sciupa una buona occasione. A sciupare però è anche il San Nicolò. Di nuovo su ripartenza, Moretti butta fuori la chance per il tris biancoazzurro. La squadra di Silva spreca ancora con Corbo e reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in aria, su cui l'arbitro però lascia proseguire. Nella ripresa Silva manda subito in campo Vitelli al posto di Russo, virando al 4-3-3. Il nuovo sistema di gioco non dà però gli effetti sperati, perché il Campobasso, che dovrebbe provare a riaprire il match, non è mai pericoloso nella prima mezz'ora. L'unica occasione è dei biancazzurri, con un tiro di Chiacchiarelli dagli sviluppi di un angolo su cui Melillo non arriva di un soffio per deviare in rete. Il Campobasso ha la possibilità di riaprire la sfida al 33esimo, quando il direttore di gara giudica irregolare un contatto tra Fioretti e Melillo in area, assegnando il calcio di rigore. E Ciotti però, tuffandosi sulla sua destra, a negare il gol dal dischetto allo stesso Fioretti, chiudendo le speranze del Campobasso di riaprire la gara. Si chiude così con un 2-0 che vuol dire primo successo casalingo dei biancazzurri nel 2017 e con Silva che dovrà invece provare a ridare certezze dopo la prima sconfitta dall'arrivo sulla panchina del Campobasso. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.